Allora, sono sempre qui con SolidWorks, con la parte che ho fatto dal video precedente. Come si vede, come per ricordare il video precedente, io qui, avendo, se andiamo a sospendere qui, allora, avendo, ecco, vabbè, avendo questa rivoluzione qui, il mio, diciamo, utensile, fatto così come rettangolo, io l'unica possibilità che avevo di fare con taglio con sweep con solido è questa qua, nel senso segui percorso e poi nessuno specifica vettore di direzione, non mi permetteva di fare nulla. Se però io vado a fare questa cosa qui, cioè vado a mettere un raccordo, attivo un raccordo e attivo il raccordo qui. Se io vado a nascondere questo, l'attivo qua. Ok? Un raccordo completo. Adesso andiamo a vedere questo. Invece ho la possibilità. Dunque, questa qui funziona sempre lo stesso. Ok? Anche se in modo diverso. Perché guardate qua come funziona. Ok? Va addirittura così. Ok, però mi funziona anche quella che volevo, cioè, allora, vediamo, mantieni normale costante, non funziona. Ok, poi dunque segui percorso, va bene, tangenti alle facce adiacenti non mi funziona, però mi funziona specifica vettore direzione. Con specifica vettore direzione io posso anche andare non solo a selezionare questo piano qui, potrei andare a selezionare anche il piano 2 o per esempio potrei andare, se cancello qui, per esempio questo qua, il piano frontale, che dunque anche non è necessaria una superficie ma anche un piano. A questo punto era più o meno quello che volevo. Però per far vedere come questo qui con lo stesso, cioè in pratica ho aggiunto solo il raccordo. Ho aggiunto solo il raccordo e però mi si dà la possibilità di fare con specifica vettore direzione, che è comodo questo qua, alcune volte è comodo. Ok? Mentre se io non ho il raccordo non posso farlo. Ecco, e questo bisognerebbe sottolinearlo. Ok, a questo punto la domanda poi sorge spontanea. Ma mi serve un raccordo completo o anche parziale? Perché a questo punto andiamo a vedere, invece di 5 io potrei usare 2. Ok, che comunque ha sempre un raccordo. Andiamo a vedere se funziona. E non funziona. Devo avere. Purtroppo, se io ho un raccordo non completo, andiamo a nasconderlo, così non funziona. E dunque, se voglio, funziona solo, vediamo. Cioè, teoricamente funzionerebbe, teoricamente, però in pratica non me lo fa. Non me lo fa, mi fa l'anteprima, non riuscito. Devo avere tutto il completo, ecco. Questo è un peccato, perché caspiterina, io posso fare. Poi se voglio specifica vettore direzione, non posso farlo. Devo per forza mettere nessuno, però nessuno. Vediamo se funziona. Si funziona, andiamo a nasconderlo, mostrarlo, però non è quello che voglio, sempre con. Ecco, dunque, sì, è una bella menata perché adesso io metto 5, 5, ok, però deve essere un raggio completo. Vabbè.
vado, specifica vettore di direzione e mettiamo piano 2. Ok. Però insomma è un po'. Funziona solo con l'accordo completo. Con l'accordo completo andiamo poi a vedere l'ultima. Se mi dà una distanza da qui a qui, mi dà questa distanza qua di 10. Però se voglio farlo come una cam cilindrica, questo sembra giusto, devo farlo con il mio eccedente. E dopo bisognerebbe pensare come risolvere questa cosa qui. Vabbè. È interessante, ecco, nel senso che col cedente completamente raccordato riesco, parzialmente o non raccordato non ce la faccio. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci. Sempre con Sweep Solidon, eh.